Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ho dei capelli assurdi perché c'è un tempo orribile in realtà e si attorcigliano tutti, quindi ho detto vabbè, per tenerli un pochino meglio mettiamo su il mio fantastico turbante. Sono stata di nuovo da Tiger finalmente e ho acquistato di nuovo le buste sorpresa. Ne ho acquistate 5, vediamo un po' adesso che cosa ne uscirà. Io spero che non siano uguali perché veramente, cioè, è già capitato una volta e comunque, se non avete ancora visto il video che ho fatto, il primo dove apro le buste sorpresa di Tiger, ve lo lascio qui su nelle info, quindi andate a curiosare. Prendiamone una a caso, ne ho 5 da aprire, quindi il video si prolungherà. Apriamone una, allora decido di aprire questa. Allora, vabbè, non servono né forbici né niente, ci sono le, come si dice, le pinzettate e le apriamo. Allora, io non guarderò come l'altra volta e vediamo anche qui di nuovo di non farci male con le, come si dice, con le puntine, con le spillatrici. Allora, la prima cosa che pesco, vediamo, utili. Allora, un paio di forbici. Allora, le mie le utilizzavo per il fimo, le avevo anch'io queste forbici qui, le utilizzavo magari per fare le onde magari sul fimo piatto eccetera, quindi le ho sempre utilizzate per quelle, quindi quelle le ho, ma per fare il fimo, se ogni tanto comunque mi capita di rifare di nuovo il fimo, e questo invece per la carta, quindi comunque le utilizzerò per la carta. Queste hanno l'ondina, carine, una massimo 2 euro questa potrebbe costare, forse, forse. Poi prendiamo un'altra cosa. Vabbè, all'uso, carine, spillini, fatti così, sono spille, da mettere sulle maglie, da mettere sui jeans, da mettere sulle borse, da mettere su quello che volete, bellissime, hanno la ciliegia, l'ananas e una bibita, carine, sì dai, carine, si possono sempre utilizzare, mai che vada, comunque le regalo a qualche bambino che magari le mette appunto nello zaino, comunque quello che è. Poi peschiamo ancora, mi fa quasi paura, temperamatite. Vabbè, temperamatite lo sapete che fanno sempre comodo. Temperamatite, questo è a forma di campanello della bici, carino dai, sì. Questo anche, allora le spilline probabilmente 1 euro, questo 1 euro, 1 euro, 2, 1 euro forse. Poi la busta è vuota. Oh, queste sì che mi piacciono molto. Allora, queste sono degli sticky notes a forma di mongolfiera e questa è una cosa fighissima perché è anche rosa la mongolfiera e quindi sono strafelice, sono carini, sì. Magari da lasciare qualche mongolfiera con qualche nota attaccata in giro per casa. Comunque deve avermi appunto una zanzara, nonostante io abbia le zanzariere, ma vabbè, non lo so, sarà entrata a farmi qualche dispetto. Carinissima, questa è veramente carina. Questa forse 1 euro, 2 euro, quindi comunque anche questa box, anche questa busta l'abbiamo ripagata. Quindi niente doppioni, niente di niente, neanche con le buste precedenti, quindi è già un'ottima faccenda. E questa box appunto conteneva 4 pezzi. Vediamo le altre, che ci sarà da ridere sicuramente, perché con la fortuna che ho io sicuramente le box sono tutte uguali. Comunque vabbè, allora apriamo questa, vediamo che cosa c'è. Comunque penso che ritornerò di nuovo, questa cosa si sta scendendo, comunque penso che ritornerò di nuovo da Tiger. Una ragazza mi ha detto di andare da Tiger praticamente non nella stessa settimana, perché probabilmente le buste sono sempre le stesse, ma di andare settimanalmente, magari le buste cambiano, quindi vediamo se sono effettivamente differenti. Quindi apriamo anche questa che io sono curiosissima come le scimmie e vediamo. Allora, io pesco sempre a caso, lo sapete che io pesco sempre a caso. Allora, gomma. Questa bisogna aprire. Aspettate. Questa è una gomma
che sembra quasi uno smalto, e questa direi di aprirla insieme perché sono curiosa. Le gomme fanno sempre comodo. Oh, ma è una cosa fighissima questa cosa. Oh, ma sembra proprio fatta come lo smalto. Ma raga, ma che cosa ingegnosa che fa Tiger. Allora, praticamente è fatto così, quindi a boccettino di smalto, si toglie il tappo. Qui abbiamo la parte che appunto è la gomma, però poi si toglie questa, forse no, non si toglie questa parte qui. Forse, non lo so. Vabbè, abbiamo questa parte qui che è il, praticamente il pennellino, sembrerebbe, dello smalto, e si va a cancellare. Ma è una cosa bellissima questa. Questa è veramente... Oh, ma no, raga, ho capito adesso come si fa. Madonna, sembro una di quelle bambine che aprono i pacchi e sono contente. Io lo sono. Niente, si gira. Vedete? No, vabbè, ma questa è una roba... è una roba troppo figa, cioè questa assolutamente mia, la amo questa cosa, cioè sono contentissima. Allora, peschiamo una roba sottile. Allora, questi sono paper clip, sono segnalibri e graffette, però hanno questi fantastici bug, scarafaggi, non lo so, è quella collezione con gli scarafaggi che io non è che tolleri proprio, anche perché lo scarafaggio, comunque questi animaletti qua sono quelli che mi danno più noia di tutti, cioè non mi piacciono, e a vederli anche mi danno fastidio. Comunque questi affari qua vedrò se tenermeli io o regalarli, perché mi fanno un po' senso. Comunque, allora vediamo un po'. Allora, questo probabilmente costa circa 1 euro 2 euro. Questo sicuramente 1 euro, molto probabilmente, non di più, penso. Poi, vediamo un po'. Ma questo è fighissimo. Questa è una matita fantastica, deve essere della collezione quella del Cosmo. Penna e gomma, scusatemi, vediamo un po' la gomma, ve la apro da farvela vedere. Guardate un po', abbiamo questa sorta di... extraterrestre, carinissimo, è bellissima, con la matita color pesca, quindi questa non vedo l'ora di utilizzarla e metterla nel mio astuccetto. E poi vediamo, questa è l'ultima. Allora, la matita probabilmente sta 1 euro. Vediamo questo. Oh, è bellissimo. Oh mio Dio, sono forbici, ma sono meravigliose. Sono le orecchie di questo fantastico coniglio. Apriamole, queste assolutamente, queste saranno 1 euro 2 euro, anche queste non di più, quindi la box è super ripagata. Vediamo di romperlo. Oh, ma sono meravigliose, guardate un po', queste da tenere in borsa, sono fantastiche. Comunque da tenere nell'astuccio di scuola, nell'astuccio di quello che volete, fantastiche. Poi si ripongono praticamente nella loro confezione. Ma è una cosa bellissima questa, e poi è così carina la faccina, guardate. Sono stra contenta di questa box, veramente. Questa è una box fantastica. Devo dire che questa volta qua Tiger mi sta dando delle soddisfazioni. Andiamo alla terza, e questa terza qua pesa leggermente di più delle altre. Poi sicuramente troverò le ultimi fondi di magazzino, sicuramente, perché con la fortuna che ho, lo sapete come gira. Allora, vediamo un po'. Blocco note colomba. Forse vola la colomba? Può darsi. Si chiude, praticamente si scrive sul messaggio, poi si chiude e si fa volare, perché i disegni sono... carina, non l'avrei mai comprato, l'avessi vista da Tiger, però ve l'ho detto, gli sticky notes vanno sempre bene, sono sempre comodi per scrivere le note, per mettere nell'agenda, quindi terremo su anche questi, oppure comunque magari li darò a mia sorella che se li porta in ufficio, vediamo un po'. E carino, questo qua sicuramente 1 euro. Poi, pensavo già di trovare cose, che schifo, c'è una cosa molla, tiriamola. Carina. Allora, questa qui è una conchiglia da
Ah, ma è morbida. Allora, questa qua è una conchiglia praticamente fatta in silicone con dentro tutte le perle, praticamente. Vedete? Dentro ci sono le perle. Quindi è una sorta di antistress, forse, se così si può chiamare. Squeeze me. Carino. Vediamo un po' le istruzioni in italiano. Italiane non adatte ai bambini, mi fa piacere. Italiano, conchiglia da strizzare. Ottimo. È bellissima questa cosa qui. Quindi questo sarà il mio antistress, quindi... Bene, no, mi piace tantissimo. Questa costerà 2 euro più o meno, io credo. Questa forse sta a 2 euro, carina. Puzza un po' di gomma. Però, all'uso carina. Non abbiamo ancora trovato cose uguali, quindi... Ottimo. Andiamo avanti. No, appena parlato, però... Oh, altri uccelli. Sempre le colombe mi perseguitano oggi. Quindi niente, ne ho una bianca e un'azzurra. Vedrò che farmene, nel senso. Utili, sono sempre utili, quindi un euro, 2 euro, abbiamo già ripagato la box. Vediamo ancora che cosa c'è qua, è piena ancora di cose. Qua vedo già che c'è un'altra cosa doppia, mi sparo. Ah, ma è diversa almeno, un'altra forbice. Oggi ho trovato solamente forbici. Allora, questa è rosa, come vedete, vabbè, l'altra l'ho già messa via, vabbè. Questa in confronto all'altra ha questo disegno qua che taglia la carta, quindi non ha le onde. Carina anche questa, sono sempre comode queste qua, magari visto che mi sono data i biglietti artigianali, quindi faccio sempre i bigliettini a Natale, compleanni, mi piace tantissimo, quindi mi piace anche ritagliare le carte un pochino in modo differente, anche i blocchi di cartoncino eccetera, quindi utilizzeremo anche questa sarà 1 euro, 2 euro, non saprei dirvi. Questa gomme da cancellare, vabbè, carine all'uso. Sono gomme da cancellare a forma di guantone da pugilato, carine. Hanno anche il buchino da inserire sulla matita. Questa qua costerà 2 euro più o meno. No, ma le gomme sono sempre utili. Una magari la do a mia sorella, visto che sono due, se le serve gliela do a lei. Quindi anche questa box mi ha dato soddisfazioni, perché comunque non ho trovato ancora cose uguali a parte le colombe, però sono anche di colori differenti, quindi ottimo. E le forbici, che sono comunque di tagli differenti, quindi raga, veramente, cioè, sono alle stelle, direi che sono contentissima. Vediamo questa, vediamo che cosa c'è. Allora, non vedo l'ora. Queste cose qua, queste box qui, queste box mi piacciono un sacco, cioè è bellissima la sorpresa, poi costano pochissimo e bene o male, se trovate qualcosa di uguale o comunque che non utilizzate, comunque potete fare sempre qualche pensierino, tenerli lì per un pensierino all'ultimo minuto, non sapete che regalare magari a un bambino o se viene magari qualcuno a cena, ecco, potrei pensare a questo, le cose doppie, se dovessi trovare delle cose doppie. Potrei far trovare magari a cena i miei amici quando vengono, magari a ogni amico che viene a cena sul tavolo un piccolo pensierino per ognuno di loro, magari appunto personalizzato per ogni persona. Quindi se so che a quella persona, che ne so, piacciono gli scarafaggi, potrei pensare di chiudere e fare un piccolo pensierino, un pacchettino, e metterlo sul tavolo per quella persona. Oppure, che ne so, non lo so, potrei pensare anche di fare una roba del genere, quindi potrei tenerlo di appunto a mente questa cosa qua da poter utilizzare. Allora, partiamo subito, e qua appunto non avevo dubbi, me che parlo sempre, che devo parlare quando, prima di fare il video, io non devo stare zitta durante i video, devo stare zitta perché mi perseguita la sfiga. Segnalibro e graffette, indovinate un po' che cosa ho trovato? No, di nuovo, non ce la posso fare, questi affari qua non mi piacciono proprio, mi danno una noia mortale. Comunque, vabbè, niente, questi qua, questi sono sicura che li regalerò a qualcuno, quindi vedrò se a qualcuno verrà qui o qualche bambino, non lo so, magari i miei cuginetti potrei regalarle. Ma vediamo un po', vabbè. Allora, qui penso ci siano ancora solo due cose, quindi boh, vediamo. Ah,
Allora, questo è un nastro adesivo grosso, di questi qua grandi, con tutti i rossetti, quindi vabbè, all'uso ci può anche stare, magari da fare qualche ritaglio, comunque se devo spedire qualche pacco è carino da personalizzare con il rossetto, e sapete che mi piace un sacco, queste cose qua mi piacciono, quindi vabbè, carina l'idea. Questo qua sicuramente sarà 2 euro, 1 euro, 2 euro, non saprei. E come ultima cosa, sì, ho trovato un astuccio giallo. Questo qui è un astuccio in silicone, ha l'elastico che si apre praticamente, e l'astuccetto è fatto così, sono due parti in silicone. Allora, l'idea potrebbe essere carina. Allora, il giallo è anche bello. Allora, l'idea potrebbe essere carina perché comunque le matite, le penne, i pennarelli si sporcano comunque anche gli astucci, e questa cosa qua di averlo in silicone molto probabilmente è pensata specialmente per questa cosa qui, quindi si può lavare con più facilità, non lo so, è interessante, questo potrebbe essere interessante magari anche da non utilizzare come come astuccio, ma magari come, che ne so, porta spazzolino da denti da viaggio, potrebbe starci, boh. Però magari appunto non come astuccio, ma come porta qualcos'altro. Quindi potrebbe essere anche questa una cosa interessante. Porta posate da portare, che ne so, mangio fuori, mi devo portare una forchettina, me la porto dietro qui dentro. Potrebbe essere carino. Quindi lo laverò e sicuramente vedremo l'uso che farne. Quindi sicuramente questo costerà magari anche 2 euro, 3 euro, questa cosa in silicone. Quindi anche questo l'abbiamo sicuramente ripagato alla grande. Vediamo l'ultima box, eccola qui, il sacchettino, apriamola insieme. Vabbè, devo dire che sono abbastanza, per ora sono abbastanza soddisfatta. Queste sono le mie ultime parole famose. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo. Sì. Allora, questo è uno slime. Le avevo già comprati da Tiger e comunque sono carine. Allora, questa si chiama, in italiano c'è scritto melma elastica. Vabbè, apriamola, vediamo com'è. Puzza come, guardate un po'. Ecco, questa è carina, se uno, che ne so, vuoi, sì, ma elastica, ma par di niente mi pare. Elastica? Si rompe in mano? Quindi, ah no, così si rompe poi. Sì. Bene, va bene, elastica, vedremo l'elastico che cos'è. Comunque nel caso lo regalo a qualche bambino, che forse è meglio, oppure come antistress questo affare qui. Ma sa di sapone? Boh, vabbè. Sì, dai, carino. Questa, ah, ma questo è un pianeta, ma questo è Marte, ma raga, ma non avevo capito, sono un po' ignorante. Niente, questo è Marte. Comunque abbiamo Marte e questo sarà, costerà 2 euro più o meno sicuramente. Poi, no, speriamo che non sia la stessa questa, perché mi spara. Ah no, è una cosa uguale ma diversa, quindi ottimo. Anche questa penso che faccia parte della cosa del pianeta. Qua abbiamo la matita con la gomma, vediamo che gommina c'è, carina anche queste qua, anche questa potrei decidere di regalarne una a mia sorella. Allora, questo è il mondo, terra sarà, non lo so, penso che sia comunque sempre di quella collezione lì, quindi non lo so. Mi piace anche questa azzurrina, la matita è un HB, quindi ottime. Queste matite qua le utilizzo per disegnare, comunque quelli 1 euro. Il pianeta costerà circa 2 euro, quindi 2 euro, 3 euro ci siamo già. Vediamo questo flip gadget, fammi girare, inventa i tuoi trick. Vabbè, questo affare qui, che non è altro che un giochino, magari questo effettivamente non ci giocherò e quindi lo darò a qualche bambino, lo darò a qualche mio cuginetto. Vediamo, flip gadget, appunto. Parti di piccole dimensioni, pericolo di soffocamento. Bene. Vabbè, è abbastanza grande, quindi vedremo se darlo a qualche bambino oppure tenerlo lì
per qualcosa. Questo qua sicuramente costerà all'incirca 2 euro, quindi abbiamo ripagato anche questa box, anche questa è terminata, quindi cioè questa volta qui sono più contenta dell'altra, perché l'altra ho trovato la box uguale, quindi qua, contando che non ho trovato niente di uguale, sono stra contenta. Direi di sì, sono parecchio soddisfatta, quindi i miei soldi li ho spesi bene fortunatamente. In realtà praticamente avevo un buono di 14 euro da Tiger, perché con l'applicazione, se scaricate l'applicazione, praticamente ogni volta che caricate uno scontrino sono punti che guadagnate, e praticamente più accumulate punti più avete la possibilità di accumulare appunto degli sconti, quindi mi pare che ci siano delle varie soglie, 3 euro, 8 euro, 14 euro, 21 e 29, quindi queste sono le soglie, e ero arrivata a 14 euro e siccome volevo acquistare altre buste sorpresa, queste qui appunto sono quelle da 3 euro, ne ho comprate 5, sono 15 euro, ho pagato praticamente solo 1 euro perché avevo il buono dei 14 euro. Però comunque queste box sorpresa secondo me sono anche super super carine da regalare, proprio per fare dei pensierini, perché è bello scoprire che cosa c'è all'interno delle buste. Cioè io sarei contentissima a ricevere una box del genere, o comunque una busta sorpresa. Poi ti può capitare la qualunque dentro, però io sarei contenta di riceverla, quindi si può anche pensare di regalarle queste bustine qua. Oppure addirittura, e potrebbe essere una cosa intelligente, tipo da farle personalizzate, tipo tenetevi i sacchetti, tipo io mi terrò i sacchetti magari se non sono rotti, e potrei pensare magari di fare un regalo proprio personalizzato, quindi andare a prendere da Tiger un paio di prodotti, quindi che so che possono piacere a quella persona, metterli qui dentro, quindi sicuramente a quella persona sarà la persona più contenta del mondo. Quindi potrei anche pensare di fare una cosa del genere. Magari a mia sorella, magari a mia cugina, magari alle mie amiche. Boh, una cosa simpatica secondo me. Quindi potrebbe essere una roba interessante. Vedremo, magari lo farò sicuramente. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito iscrivetevi qui al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando. E se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi, vi lascio qui sotto il mio nick. Mi trovate come orsottopot88, quindi eccolo qui. Cercatemi anche lì, che sono un pochino più attiva, magari le foto, pubblico qualche stories in più, eccetera. Quindi niente ragazzi, noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!